Squali, preparate le vostre fish, perché nell'episodio di oggi parleremo di blinds e delle basi delle puntate di poker. Ciao fratelli e sorelle, sono il vostro James, dal team di CasinoItaliani.it. Prima di darci dentro con il video di oggi, ti chiedo il solito favore se non l'hai ancora fatto. Clicca sul pulsantone rosso, iscriviti e attiva quella campanellina delle notifiche, così sarai informato anche sull'uscita dei prossimi video. Lo so che non l'hai ancora fatto, Federico. Amici del poker, mi state tartassando di domande sulle puntate. Per questo ho deciso di dedicare il video di oggi ai blind e agli ante. Così ci togliamo una volta per tutti i dubbi che avete sulle basi e finalmente cominceremo a fare sul serio. Partiamo con la domanda: cos'è un ante? Semplice, è una scommessa obbligatoria che si trova nei giochi di poker come stud o draw, a cui ogni giocatore deve sottostare prima di ricevere le carte o di partecipare alla mano. In poche parole, si può giocare a caccia agli sordi. Di solito questo ante è un'unità singola e dovrebbe essere la puntata più piccola consentita al tavolo, come ad esempio un euro. A meno che non si giochi a stake più alti o più bassi o si partecipi a un torneo con gli ante che aumentano nel tempo. Senza gli ante, i piatti sarebbero più miseri e non avresti nessun incentivo finanziario a giocare le tue mani deboli. Quindi saresti più portato ad abbandonare la mano senza rischi. No, rinuncio. Che vuol dire rinuncio? Andiamo, che c'entra? Avevi detto... Gli ante incoraggiano i giocatori a restare nella mano, aumentando la consistenza del piatto, e rendono il gioco più piacevole e interessante per tutti. E visto che stiamo parlando di puntate, faccio all in e scommetto che ti piacerà tantissimo la nostra pagina sul poker. È bellissima, fantastica. Quindi venite a visitarci su casinoitaliani.it. Il link è qua giù. Venendo al Texas Hold'em, o all'altra variante Omaha, una sorta di cugina ancora più stramba, le cose cambiano leggermente. Qui infatti gli ante sono sostituiti da piccoli e dai grandi bui. In inglese small e big blinds. I bui funzionano in maniera molto simile agli ante e servono praticamente allo stesso scopo. Però ci sono dei piccoli dettagli che fanno la differenza. La prima cosa da annotare è che diversamente dagli ante, che come abbiamo visto sono puntate obbligatorie per tutti i giocatori seduti al tavolo, qui soltanto due giocatori, quello alla sinistra del dealer, piccolo buio, e quello alla loro sinistra, grande buio, devono effettuare una puntata prima che le carte siano distribuite al tavolo. Che poi è anche il motivo per cui sono chiamati bui. Lo small e il big blind designano gli unici due giocatori che devono mettere sul piatto i loro soldi prima di poter vedere le carte. Perciò è appunto un puntare alla cieca. Diavolo, non vedo un cazzo di niente con questa affare. L'altra grande differenza è che i bui non sono uguali. L'importo del grande buio è precisamente il doppio del piccolo buio. Per questo sono chiamati grande e piccolo buio. E come gli ante, aumentano di valore man mano che va avanti il torneo. Ma se si tratta solo di una partita normale, restano la solita cifra. La cosa importante da ricordare è che a conclusione di ogni mano, il bottone del dire si sposta sulla posizione alla sua sinistra. Quindi anche il big e small blind ruotano di conseguenza. Significa che il piccolo buio nella mano successiva diventerà il dealer, mentre il giocatore alla sua sinistra, che era stato il grande buio, diventa il piccolo e il giocatore seduto alla sua sinistra sarà il nuovo grande buio. Ora tocca a me. Se hai delle domande, dubbi o vuoi raccontarci le tue esperienze, ricordati di farci sapere con un messaggio nella sezione dei commenti qui in basso. E nel frattempo fallo per me e schiaccia quel bel pulsantone del mi piace e pure quello rosso per iscriverti al canale visto che ci sei. Un abbraccio da James, ti mando un grosso in bocca al lupo e come al solito ti ricordo, gioca responsabilmente.